Ok, 3, 2, 1, oggi seconda puntata di La Finanza, mando la sigla. Ok, la sentite voi la sigla, Vagnù? No, no. No, ok, a posto così allora. Allora, oggi facciamo la seconda puntata di Finanza. E in pratica l'altra volta, come dicevo l'altra volta, abbiamo fatto un podcast in dialetto e sarà il caso pure di questa volta, quindi introduco in italiano e poi partiamo in dialetto perché così ci piace quando si parla di la finanza. L'altra volta siamo arrivati a raccontare sei storie del mitico La Finanza di Fagiano, che era praticamente il barone di Munchausen, Fagianotto, cioè che raccontava delle storie impossibili. E oggi non solo abbiamo gli stessi ospiti dell'altra volta, ma abbiamo anche un altro ospite che anche lui conosce qualche storia e vuole comunque, come dire, aggiungere valore alla situazione. Ok, Vagnu, chiamane me. Tenimo Pinuccio, tenimo Dario come l'altra volta. Ciao Vagnu, ci siete? Ciao, ciao, Sì, ci ci siamo, ci siamo. siamo. E poi tenimo Giuseppe. Giuseppe. Ehi, ciao, ciao, ciao a Quindi tutti, carnali. tripudio di Giuseppe oggi, Pinuccio, Giuseppe, no, che pesco. Quindi a No, te ti due chiamo siamo, Giuseppe Roberto. e a Pinuccio lo chiamo Pinuccio, Eh ok? beh, forse è meglio. Come cazzo vuoi chiamare Pinuccio, scusa. Mancano Terzo Pinuccio e poi potremmo battezzarlo Duccio, come si dice Nuciuccio, dalle nostre parti. ce ne sono quattro invece, Nuciuccio e Mienzo. Invece cosa? Invece di Dario, a Dario lo chiamo Peppo. Ah, dai, me. Ok, dai. La volta scorsa siamo arrivati a contare sei storie della finanza. Dario, non è che tieni lo foglio con tutte e sei le storie, così le puoi mettere Sì, in canna un comunque erano 8 comunque sì. attimo? 8? Ah, Sì, ok. perché c'è allora l'elenco. Sì, vai. Allora, siamo partiti con i fratelli, cioè l'ordine non me lo ricordo, però comunque sia, fratelli a Bagnale, quella Sì. che i fratelli a Bagnale si vennero ad allenare dal Golfo di Taranto facendo il giro dello stretto di Mar Messina. piccolo, cioè. Sì. Poi il record del nuoto dei 100 metri che è stato fatto, in che parte dell'Italia è stato fatto A Pinuccio Barletta, a Barletta, amico suo di Barletta, Barletta, sì. però nei Certo. tendoni, sì. Poi quello del famoso pozzo alla Sainella, poi quello della missione spaziale finita purtroppo in In tragedia, tragedia, sì. poi il monte di Fagiano e i suoi segreti, chiamiamolo così. Diciamo, Poi c'era anche la nota conoscenza di Saddam da parte di Michele, e poi poi c'erano due fatti XXX che adesso non elenchiamo perché poi Vabbè, sì, beh, quindi certo. sono 8. Ok, perfetto. Allora, beh, niente, io la mia preferita fin da quando ero piccolo, te la posso, ti do il là e poi tu puoi continuare. Sì. Ok? La mia preferita è sempre stata quella Scommetto del l'esercitazione cane? degli aerei in Ah, campagna. Te sì. la ricordo, immagino. Ok. Allora, Comincio? vai, parti con questa. Allora, vabbè, un giorno stiamo qua, sai benissimo tu il corso di Fagiano, no? Dove c'era il famoso club Juventus, Sì, quasi come, vicino certo. al tabacchino. Sì. E ci eravamo fermati stavamo una quindicina, una ventina di bagnoni. E arrivò Ido. Beh, vabbè, qui un po' certe volte, quando cercava queste fatte qua, bastava pure, non so, una macchina che passava, qualche cosa, per prendere spunto, cercava queste fatte qua. Che non passano aereo, sai quando passano certe volte quelle caccia, quelle che sono a fare un'esercitazione, Sì. no? Frate, e c'è che fa? Che c'è sapito, lo giunge, mi è capitato. Dica, stava all'utendone, che Ido t'hanno fatiava alla Grotta Azzurra, qua, che vendeva la frutta, l'operino Marraffa. E se che ha fatto? Dice, raga, l'altro giorno ci entrava le figliazze all'utendone, ma tutta una volta gli ho visto all'aria, do caccia che si faceva un'esercitazione. Tutta una volta, beh, guagnù, anzi no, vabbè, non ci stavo solo io, stavo tanto guagnù, no? Difatti qualcuno che è successo quella mattina che si qua a ridere e non lo cacciamo.
che quello era sospettoso. Una volta questo qua, se che per non risalire qua perde quote e se si cresce impicchiato, frate, disse ma Michele, mo vedi che sono tagliando a terra, che faccio l'altro, pure te una mano, pure Uiddu si mette impicchiata. Ma secondo te un aereo che steccate notro che vai a vedere Iddu c'è aiuto le può dare, no? Vabbè Iddu dice sì, ma no reto con le della mano quello che faceva Zè, non so in che modo, vabbè. Tutta una volta dice bah, che non ste puntava proprio dove stava Iddu, stava un posto, disse ma Michele io muerto, beh robè, ma da credere. E la sfacciataggine di dire che meno male che a 10 cm l'utendone ha picchiato quota un'altra volta l'aereo. Tu pensa tu, a 10 cm l'utendone picchia una volta quota e si salvò l'aereo. Disse beh, ma secondo me a quello, come usciva veloce, ci si era chiattato in terra, era lasciato un minimo 30-40 km sotto. Ma sotto no, no. Allora, Vagnò, quello non lo so di come si nasceva, cioè tu sei benissimo, un aereo si può pure piantare in terra, no? Però non ci vai 30-40 km sotto. Tu ti ricordi, tu sei positivo, come diceva veloce, come un minimo era asciuto 30-40 km sotto, se ne è asciuto. Tu sei comunque positivo con riguardo. Comunque la storia andò bene, perché poi pigliare la quota non c'era praticamente, vai, ma vogliamo le Vagnoni, ce le vediamo. No, tu ti ricordi, se comunque positivo riguardo lo fatto che ti riguardi perfettamente, che disse 30-40 km. Sì, questo qua non lo scorderò mai. Okay. 30-40 km sotto. Allora, ricapitoliamo, Iddu ste vedeva sti aerei che ste facevano, sì, sti acrobazie. Perché? Allora, vabbè, un aereo fatto, è andata giù, che ste perdeva quota, e l'altra lasciò la seguita per salvarla. Quelle della mano, in capo a Iddu, giustamente. Ma secondo te, un aereo che uno che ha steccato, che ste perde quota, l'altro che vai di retro, cioè aiuto le può dare? Quello spengi più basso, quello faccio cadere più prima, non lo so. Pensa tu, ma non lo so. 30-40 km, questo è interessante. No, la cosa eccezionale fu quello, dicevo, Vagnò, dice, a 10 cm tendone si pigliò una da quota, pensa tu. Proprio dove stava Iddu. Fammi vedere se esiste, ci esiste una... Come minimo, con lo spostamento di gas di reazione, si era avuto a carbonizzare Iddu. Cioè a 10 cm tendone ha pigliato una da quota. Anzi, tutto il tendone si è avuto a scuola. Aspetta, beh, in effetti quel posto bruciatore dello caccia a 10 cm radeva al suolo solo con l'oggetto, tutto lo tendone. A voglia. No, ma poi Pinuccio fa le altre cose, no? 30-40 km, cioè è uno scarto di 10 km che non so pochi, ed è come di qua, sì, fino a Pusano. Però Dario, secondo te, no? Ponucate, tante aeree o altre cose, ma pure un meteorite. Secondo te un meteorite, quando avete tante altezze, può fare mai un buco di 40 km? Pinto però sì. Più uno che ha fatto un buco di 35 km, scusa. Sicuramente. Non è niente 30 km. No, anzi, magari l'ha fatto così inizio del pozzo. Sarà stato in quella zona. E quella volta l'aereo è andato dentro. Dario, tremendo. Ti dico una cosa tremenda, è una cosa proprio impressionante. Beh, in effetti, se non ricordo male, l'asteroide che cadio e causò l'estinzione degli dinosauri fece in un buco di 300-400 metri. Era asteroide. Però non era niente in confronto all'aereo. No, scusa. Quella fu nel Golfo del Messico, no, Giuseppe? Sì. 100 volte tanto l'ho fatto. Bene, visto che Giuseppe si è inserito, mo da contare lo fatto che si è avvenuto. Mi dimo. Beh, sì. Anch'io nel mio piccolo, ovviamente Pinuccio è lo maestro, cioè, il principale confidente dal lato della sua esperienza e del tempo passato. Però nel mio piccolo, pure con Michele, quando ne incontrammo alle tempi della Grotta Azzurra, ho raccontato pure a me, vedimo. Certo. Teneva una faccia di bronzo, diciamo, abbastanza da contenere, da non scoppiare a ridere. E quindi tu lo sai, no?
quando, esatto, quando le davi corda e lo rispettavi, Ido poi si apriva sempre di più. E quindi mi ricordo che era, mi stai preparando per il Gran Premio a Imola 1989, era un Vagnoncede. Un famoso Gran Premio che preparammo lo Pullman, stai preparando lo Pullman di Fagiano, e allora eravamo tutti, no, in fermento. E allora arrivai io e disse: ma ci sta succedendo? Ci sta parlando? Bambi, che avevo saputo che stai facendo lo Pullman per Imola, per il Gran Premio. Ah sì, veramente? Beppe no, così parla. Beppe no, vieni qua da dirgli una cosa. Dimmi, bambi, che è tutto a posto. Ma tu lo sai, l'altra notte ci è venuto qua? Ci è venuto all'epoca 89, e l'89 la Ferrari era guidata da Berger e Mansell. Manzano, sì. L'altra notte è venuto Mansell. È venuto Mansell, si è fatto un giro, si è fermato qua, ha fatto un giro che se vedi ci faccio un gran premio a Fagiano. Si è fatto un giro tra Fagiano, San Crespiere e Rocca, il Gran Premio Internazionale di Fagiano sarà. Ha detto, lo organizzo io con degli amici miei di Taranto. Minchia, che ha detto, ma veramente, minchia, questa è una cosa grossa. Sì, veramente, veramente. E di notte passò questo golf che non si faceva vedere l'odre, e allora passò Beffino. Non lo so, ce la sai, però No, questo mi ha cos'è? contato a me. Il fatto di Mansell che mi ha contato a me, mi contò dopo un gran premio che vincì a Monza, non mi ricordo che anno era Mansell con la Ferrari, dopo manco mezz'ora che era finito la gara, ma mi chiede se sentì suona il campanello di casa. Secondo te Proprio scena. Che 89, Mansell 89, amici anno Monza, fu? sì. Che anno fu? Dovina ci stava la porta che sentì suono. Apri la porta, Mansell con la Ferrari. Ma perché in chiaro che ho vinto come a fare un giro in Taffagiano? Dopo mezz'ora che ha Aspetta. spinto la gara. Sì, no. No, no, a me mi Aspetta. contò sta cosa. È finito tu, Giuseppe? O C'era c'è ancora qualche altro nei dettaglio? preparativi. Ah, Giuseppe, Come, scusa. c'è ancora qualche altro dettaglio? La storia dove? Sì, tu stai Vai. diceva. Disse Beppe no, stavo l'altra notte, erano le 2 di notte, stavo solo io, ha passato quello golf qua, lo corso, potevo buttare 120 all'ora. Vabbè. 120 all'ora, davanti alla grotta azzurra, manca un missile. Ma Pizzo non è niente 220 all'ora. Ha pur distinto la macchina, nonostante fosse Ma lo golf, 220 lo problema è che nel 99 lo Golf GT non ci arrivava manco a dritto a 220 all'ora. Allora, aspetta. Però Ido Fantastico, ma fantastico. è articolato, che quello è pure con lo golf, perché Ido portava la Ferrari, ci veniva con la Ferrari, lo scamavano invece. Sì, ma perché poi la studiava buona, perché diceva, siccome non voleva essere riconosciuto, ma lo sapeva solo io, Ido come uno dei tanti, un golf, quindi passava, diciamo, inosservato, no? Oh, Però voglio Giuseppe, sapere Giuseppe, una cosa. Scusa, Robè, Giuseppe. Ah, non vai, vai. sapevi niente. A proposito delle macchine, una volta c'è una macchina venuta in Taffagiano e quanto era longa pure. Aspetta, aspetta, prima di muoverti su un'altra storia, aspetta, chiudiamo buona questa di Mansell. Ah, vabbè. Allora, Giuseppe, ha detto che era a fare lo circuito fra Fagiano, Rocca. Fagiano, Rocca e San Crespiere, Gran Premio Internazionale di Fagiano. Aspetta, che fa uno screenshot di Google Maps, così la gente può vedere il tipico circuito che si può fare fra Fagiano, Rocca e San Crespiere. Ecco, vedi? Ma tu pensa a Luca Cavatappi a scendere de Rocca a Fagiano, roba da rally, giocate Otro Formula 1. che la E Laguna c'è Seca. una seca. Ok, beh, invece Pino, a te invece ha detto che Mansell ha spicciato lo Gran Premio e dopo mezz'ora. Dopo mezz'ora stava avanti a casa sua. Sta. Dopo mezz'ora. No, la porta apri io. Sembra che in Canada che mi fanno il giro che gli ho vinto il Gran Premio di Monza. E se c'è fece, e se io lo bar, se vuoi vedere qualche cosa. Da Monza, ok, quindi comunque è consistente la cosa, perché a te ti ha detto che
una storia completamente diversa da quella che ha detto a Giuseppe. Ah, sì, perché a Marco articolavo le cose, ma non erano male se si fatte, vabbè. Sì, sì, sì. Si sapeva lavorare, no. Appunto. Allora, io mo sto scrivendo a Google Mansell driving a golf. Vediamo se Mansell entrano a golf. Oddio, oddio, aspetta. No. Sarà puro che la macchina... Sarà puro che la macchina... La golf non ce l'ha mai portata Mansell, però era un grande amante dello sport golf. Ah vabbè, essendo inglese è normale che i britannici sono proprio amanti del golf, è normale. No, ti dico di più. Mansell ha perso non so quanti milioni di dollari in un investimento sui campi da golf che ha fatto dopo quando si è ritirato la Formula 1. Sì, sì. Va bene. Ok. L'ha mandato la Yastema, ma sicuramente. Ha avuto una bella mazzata, fra faccia e orecchie. Aspetta che sto trovo che immagine che ne può portare Mansell sopra una golf. Aspetta un attimo. Beh, Robè, se vuoi intanto ti dico un calcolo che ho fatto. No, perché ve lo posso pure, visto che è stato sopra Facebook, ve lo posso pure mannare. Aspetta. Che no, calcolo hai fatto, interessante Dario? Da fare al volo in tramezz'ora. Monza Faggiano in tramezz'ora, 1000 km, praticamente ha picchiato Giuseppe. Concorde la poteva fare. Giuseppe, scusa, a punto qua la Ferrari l'anno ci viene per vincere un titolo mondiale, la poteva usare la Ferrari di Mansell. Sì, in effetti. Scusa, ci ha preso 900 km, l'ha fatta da mezz'ora. Mezz'ora, due ore. Mezz'ora. Ma mezz'ora lo usare. Ah, scherzo, ho fatto. Mezz'ora, mi tiro. Quindi diceva a una velocità media di circa 1800 km all'ora. 1800 km all'ora. Ma manco concordo, dite tu. Ok, Dario. Beh, c'è calcolo hai fatto. Era quello che ha detto Giuseppe. Comunque sì, avevo fatto su due ore che era 495 all'ora fisso. Però 990 per due, tante più o meno. 1800 all'ora, quasi 1900 km orari. Ok, dai. Vabbè. Però c'era un Concorde a Mach 1,5 l'aereo ultrasonico a 2179 km orari, Ido. Quasi. Dai, con la Ferrari però. Però. Fissi poi, senza manco che si ferma perché io non ce la facevo in mezz'ora. È chiaro. Ok, Pinù, parti allora con un'altra storia di macchina. C'è macchina che ti dicevi prima? Ah, quando fu? No, non gli tu lo fatto che ti dicevi la macchina al golf che venne in Taffaggiano. Una volta dice, ce lo sei ieri ci è venuto in Taffaggiano, però dice, ha tenuto un picchio di difficoltà con Camina perché dice che aveva la macchina picchi longa era. Cioè, lui mi trovò un cantante napoletano che a te ti piace, penso io, Nino D'Angelo. Cioè, era amico con Mamichele, no? Nino D'Angelo. E certo. Dice, l'altro giorno è venuto qua come venne a salute. Ha passato, si vede che c'è fa qualche concerto qua vicino, no? Sopra la musica, tengono fatto, vabbè, non so, ce l'hai detto mai. Quello mo sarà sconvolgente, vabbè. E faccio a me, dice, no, cica, è venuto di Taranto, no, però la macchina era lunga, di vicino Calvario, arrivava fino a quasi a lo bar che era prima l'Enal, Santino. Sì. Pensa tu, una macchina lunga, di lo Calvario fino a Do Santino. Gli ho detto, ma questo come faceva che girava le curve? Cioè, praticamente le strade di Faggiano sono state fatte tutte in rettilineo, l'ho cambiato PID, questa macchina. Era quasi 200 metri lunga. più o meno un'ottantina di metri sarà, no, di più, una centinaia di metri. Tu ti hai pensato, Lu Calvario ti ha fatto tutto il corso di Faggiano fino a Do Santino. Sono quasi 200 metri. Sì. Longa tanta la limousine era tanta, dice. Poi lui chiamò, dice, ma mi in cana, ma c'è più una cosa sullo bar. Pure. Quindi una rimasto... limousine di 200 metri lunga era. 200 metri. Non so, faceva, girava, vabbè. A te punti era inchianato. A meno che non era una DeLorean come Ritorno al Futuro, che si diceva all'aria e camminava in aria, non lo so. Ma era a tenere una pista costeggiava però cioè, non lo so. 200 metri macchina, cioè una pista enorme. Tanta dice che era lunga la macchina, ma
Io vi ho mandato una fotografia entro la chat, ma vabbè, in caso la vedete, quella che sto facendo vedere mo. L'avete visto? Vediamo. Basta un occhio dito la chiamata. Sì, sì. No, c'è da fare questa qua. No, allora, la più lunga, la limousine, metà, la limousine più lunga. Quant'era? So, 30 metri, sarebbe 100 piedi, sarebbe attorno ai 30 metri. Questa era quasi di... Quanta metri quasi, era? 150 metri? Quasi 200. Quasi 200 metri, quella magra... Beh, quanta tutta la lunghezza dell'entrata Luigi Medeiro, praticamente? Siente? No, di, no, penso di più. Robè, tieni presente il corso di Fagiano, no? Dove c'è il Calvario? Di più, di più. Dove c'è il bar di Santino? Ma di quasi 200 metri. Aspetta, ma il bar intendi il locale? Il locale qua, qua bacio qua. Il club? Ok, no, perché se era il ristorante peggio ancora. No, quasi 200 metri era la magra. Qua è un club di Santino, di... di fianco al caffè Vernire. Stavo di casa la gioia Armando Friuli. Dopo arrivava la macchina. Un calvario fino a te. No, è quasi parlavamo di quattro di questa macchina che sta dentro la fotografia. No, forse di chi questa roba... un treno era. Non lo so, cioè, come se la definiva. Tremendo, cazzo. Però qua non ha lasciato nessun numero, nessuna cosa. Ha detto solamente che questa macchina così lunga non ci poteva fare le curve. Vabbè, ci parliamo di velocità, no? Sì. Noi prima l'abbiamo meravigliato che Mansell, dopo aver vinto il Gran Premio di Monza, ha fatto da Monza fino a Fagiano in mezz'ora. Esatto. Con un mezzo, una Ferrari, vabbè, la Ferrari, vabbè, secondo Ido ha messo mezz'ora, vabbè. Ma sono fatto molto più avvincente, però. Ma oh, non era manco un mezzo, questo qua. Era un animale. Un animale. 172 metri, comunque, sia la macchina. Vabbè. 172 metri, ok. 200 metri scarso, vabbè. Ho visto l'animale, vai. Tenevo questo cane qua, che era un cane fidato, e un bastardino era questo qua. Non era manco un cane di razza. Stava un periodo che la mamma se non stava buona. Faccio il medico. Vieni a casa con la visita, no? La cristiana, facciami che qua mi fa una puntura con una medicina che esiste soltanto a Mosca in Russia, solamente date la nostra medicina qua che potremmo salvare la mamma. E chiama qua, come mi fa, dice, no, ma qua la mamma sbregata qua, più prima la facciamo meglio, dice, no, questo amore da Lucane. E se parlava con Lucane in testo frangente, no, chiamò Lucane sua, viene qua, piace. Lo poteneva lo cannale qua, no? Un canna. Sì. Ci scrive un foglietto, il nome della medicina, come lo fece dire lo dottore. Lo mette in un sacchetto, lo attaccò. Beh, disse Lucane, beh, questa è una cosa che, cioè, onestamente, tanno per tanno, dice, ma questo qua come ha fatto a ridere questo qua? Disse, ehi, dopo non mi ricordo manco come si chiamava Lucane. Ehi, vedi che adesso è a Mosca. Se c'è pigliato la farmacia che può scrivere l'indirizzo che il giudice, il dottore, no? Ad ammettere ad ace e ta torna in tammendore a Lucane. Mi raccomando, non ritardate il mentore, sennò dica mamma muore. Lucane vagliò, lo mette sopra la strada, pum, e parte a razzo e sparito. E l'altro che aspetta, aspetta 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, 25, mezz'ora, quello si scala preoccupato, vuoi dire che Lucane ho accappato sotto la macchina, quello ci arrivava, no? 35 minuti, niente, allo scoccato, il 40° minuto, robè, sai che se senti grattare in faccia la porta, e quando l'animale quando gratta non faccia la porta, che va un attraso, no? Città, che si disse a me che era il dottore, vuoi dire che è Ido? Una volta vedo un cane che era arrivato. Era arrivato con la medicina, trase. Però ma perché lo trementio? Disse a Lucane, ma scusami un poco, c'è sorti 10 minuti di ritardo?
Tu ti è dispiaciuto, lo primitivo. Secondo te, Lucane, sai quando ti rientra l'animale che non sa più una dice, no? Sai che dice, e dice Lucane, ma me che mi ha scusato, ma gli ho trovato la nebbia a Bologna. No, che Lucane era mi si mentora, Mosca Fagiano parlava. Ha trovato la nebbia a Bologna. Dice, no, scusa, ma me che mi ha scusato, ma gli ho trovato la nebbia a Bologna. Era mi si 10 minuti di ritardo. Fantastico, questo me la ricordava. Non ce la ricordavi, Giuseppe? Sì, sì, certo, certo, me la ricordavo. Mo, calcolate un picche. Ho già fatto, già fatto. Fagiano, Mosca e ritorno. Mezz'ora, Lucane, quanto asciuto di velocità media? No, è sbagliato. Allora, Pisce a Mosca ci vogliono 3.432 km. Ho cercato farmacia a Mosca. Vabbè. Vabbè, non è tanto l'importante. Ho calcolato che è andato nel centro di Mosca, vabbè, il cane, vabbè, ok? Vabbè. E poi fai per due andate e ritorno 6.864 km. Mm-hmm. Il che significa in 45 minuti che non ci ha miso il cane? 40 minuti. 40, allora ricalcoliamo che è ancora più, ancora peggio. Eh sì, perché trovo la nebbia a Bologna, se no era miso mezz'ora. Vai, addio. 10.000 all'ora scarse. Eh sì, no, no, di più, 10.296 km orari. Cioè, praticamente lo... Lo concordo, non ci faccio una pugnetta, Luca. Ma c'è concordo, quasi la c'è la NASA con le missili qua. No, a 10.000 km all'ora stiamo sopra lo shuttle, sopra la navetta. Ma te parla di mezzi spaziali qua. Oduka, non esistono mezzi sopra la Terra che vanno a quella velocità. E poi comunque sì, c'è anche una cosa, che con la nebbia si è fermato per un periodo non, in, per un periodo non indifferente, che significa che la velocità media si è abbassata. Non so, la pensa tu. Quindi va più veloce. Sentono poco. Ma la cosa più sconvolgente che ha parlato. Il cane parlava. Difatti, Roberto... Difatti, il medico si meravigliò, perché poi quello, come arrivò la medicina, ci fece la puntura, la Cristiana si salvò. E disse: Madonna, ma perché dice ma tutti i bambini lo chiamavano, medici, che ci sia, no? Parla Lucane, no, domani qua, e dopo se fumava, chissà perché, lo medico, no? Un medico non dovrebbe fumare, vabbè. E disse: Nana, offrici una sigaretta a Lucane. Dice che se vuoi un miedo che disse no, dice come fume, dice che ho dormito il cane, no grazie non fumo. Era un cane che non ci fumava, cioè, no, secondo te ci fumava, non c'era miso mezz'ora vai e viene mica no, poteva c'è a 13.000 km all'ora, cioè. Ah, era in salute in salute, certo, è chiaro. Si entrano poi... poco. Rimanendo, cioè, Dario, stai dicendo un'altra cosa? Sì, mi sono capito. Cioè, era un bastardino, quindi che incrocio da essere, sì. Cioè, Marte e Venere, non lo so. Sì, fra un cane alieno, un shuttle, non lo so. L'unica cosa certa riguardo l'incrocio è che questo cane ci va sempre dritto all'incrocio. Beh, sì, questo poco ma sicuro, sì, certo, non ci ha mai fermato. Come era fatta a tornare in Tramezzone, scusi. E sappiamo il nome di sto cane, beh? No, non ci mi ricordo, Roberto, onestamente non ci mi ricordo come chiamava. Senti, e rimanendo nell'ambito della nebbia, ti riviene qualche altro... No, un fatto su eventi della meteorologia molto ballerini. Ok. Molto conto un fatto. La mattina, dice, stai parlando qua, sempre bacio la ghiaccia, e face, non sai ci mi è capitato ieri mattina, che mi sono caricato con papiere, intanto fagliava qua la Grotta Azzurra, la frutta, no? Diciamo che era a Francavilla, no? Che quello poi partevano di notte, quando d'estate era, sa che era luglio, se non mi sbaglio, sì, faceva caldo. Siamo partiti ieri mattina alle 3 di notte, e era a pigliare le pomodori a Francavilla, e lasciava caricare. Dice, mamma mia, quanto pomodori gli vado a pigliare? 2.000 cash. Sopo per rote. No, fa lo conto di quanto era ghiatta la... 2.000 cash. 2.000 cash. Sì. Sono blu tre rode. Nasce a Francavilla. Vai Dario, vai. Vai, continua. 2.000 cash. 2.000 cash di pomodoro, sì.
praticamente partire però Guagnù e arrivare a Chiunanzo de Montoparano, cioè verso Fragagnano, no, che da c'era. Sì. Allora, a un certo punto disse: beh, una nicchia così fitta non l'ho mai visto io. A da pensare, disse Pino, che non ne vedemmo manco tutte e due include rote. Cioè, la traduta in tutte le rote, non si mettevano manco fra. Cioè, pensa tu, ma è poi mai possibile una nebbia del genere? Non è che distanza di 5 metri, 10 metri la strada, no, in tutte le rote, manco si vedevano con l'altro, praticamente, quanto era fitta. Questa passata entra la storia, questa nebbia. Aspetta, se parliamo di luglio. C'era più un'ansia, arrivare a Sava, frate, non ci volevano camminare più, stavano 2 metri di neve. 2 metri? A luglio. A luglio. Però, piano, riuscire a coppasso, non riuscire a questa casa di neve qua, castare, è fatta una nevicata improvvisa, d'estate, vabbè, può capitare, Guagnù, un tempo così è, certo, sì, a Sava poi. A Sava. Capita spesso. Passano, che poi ho girato la pesce verso Francavilla, quelle vanno verso Brindisi, no? Manduria, quelle vanno pesce verso chissà perché, che potevano uscire benissimo di grottaglio, vabbè, da c'era, vabbè, ognuno sa per le strade sue o conosce le strade che le piacciono. Arrivare a Francavilla e caricare le 2000 cacce di pomodori, fa lo conto di quanto era ghiatta la... anche fatto quanto era. Cioè tu pensa lo dico alla fine, ah, va bene, sto potuto errore caricare 2000 cacce di pomodori, carico, no? Frate, poi se ne è tornato. Dove sono tornato dalla parte di Sava, sempre dalla parte di Sava, e poi sono uscito di Lezzano. Se che da Sava porta la discesa che porta la Madonna di Pasana, quelle vanno da Capo, se ne vai, sì, verso Lezzano, no? Dici, beh, arrivavamo prima di Lezzano e stavano 80 gradi. Un metro di neve. 80 gradi. Sì, la mattina alle 4 stavano 2 metri di neve a Sava, al ritorno invece a Lezzano stavano 80 gradi di temperatura, 80 gradi Celsius, penso, no? Non Fahrenheit, Celsius. Sì, Celsius. Dice, beh, le pomodori, tutta a salsa a diventare. Perché 80 gradi. Non credo. Si erano fatta a salsa pure loro con 80 gradi. Vabbè, ma scusa, di uno che alla volta precedente lo pilota sua, l'astronauta sua che teneva, che arrivò a 100 km lo sole, cioè, Giuseppe. Sì, sì. Vabbè, certo. A 100 km lo sole, come minimo, se era disintegrato. Per la caloria, pensa tu, quello invece arrivava prima delle sane fece a 80 gradi, stavo, cioè meno male che può arrivare, poi mettere dentro le boccacce tutte cose, perché poi se la fa tutta a salsa il pomodoro, no? E le salvare così praticamente, visto ho fatto. Ok, Dario, c'è stata un'ottata a Navanna, stavano 2 metri di neve e a Lezzano stavano 80 gradi, e certo, è proprio climate change. Vedi tu. No, vabbè, Dario, ma qua sono numeri che non ci si può. No, la calcolavamo quanto era ieri. L'ho calcolato quanto era alto, perché ho preso. Vabbè, sto fatto qua, lo sapevo, me l'era già preparato. Comunque sì, però. Insomma, è messo più o meno una quarantina di centimetri come altezza di cassa. Come altezza della cassa, cioè, c'erano più o meno 13 casse in un motocarro, più o meno. Abbiamo preso la mappe 75, 750, sì, chiedo, sì, come, sì, esempio, sì, no? Sì. Quindi ci sono 13 casse, sono alte 40 centimetri, che significa che la bellezza del tuo carico era ieri 61 metri, tipo un palazzo di 15 piani più o meno. Sono tre ruote. Ma la cosa bella è che con la neve non ci si rimettono manco uno con l'altro, entra, no, al gabbiotto. Pensate che ci passa una macchina di bianco, si vede un palazzo di 61 metri. Beh, secondo me l'aereo potevano vedere le pomodori. Oh, yeah. No, passaggi a tutto, mi piacevano proprio vicino alle casce, quando aspetta, e rischiavano così, scontravano il poi. Volume di sta cosa qua, cioè le tonnellate che portavano, non si capiscono, perché da mettere 20-25 kg per cascia, buon pure 20 kg, no, io ho fatto, okay, il volume a 20 kg per casa, no, 2000, lo peso 20 per 2000 dobbiamo per fare 2000. Assai, no? 20 kg per 2000, quanto so? Quanto so? 40.000 kg so. Sto 40 tonnellate. 40 tonnellate, vediamo. Che cazzo dovevo portare queste tre ruote? Beh. E manco sono pennato, cioè, no, poi no, doveva no, comunque sì, bilanciare, sì, il peso, sì, da dietro, no? Certo. E non ultimo il fatto di come riuscivano a impilare le ultime, cioè le casce fino al 61 metri. Vabbè, è un mistero, ovviamente. Ma una gru l'ho chiamato.
allo magazzino, Giuseppe, la cru stava. Quella fa 60 metri come te un legascio. Pino, ma penso che dopo aver fatto lo puzzo con le fedde che arrivavano allo centro della terra, qui era lo minimo, cioè proprio... chilometri, che io le cercava a volo, le metteva in terra e tirava sopra. Ma penso tu. È una bazzecola. Allora, Roberto, a proposito di pozzo, ragazzi, sì. Vi ricordate il triste fatto di Verbicino nell'81, l'anno prima del mondiale di Spagna, quando moriva Alfredino Rampid. Nell'81 fu, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi. Vedi un po', sì. Nell'81 fu, è stato 81, era. Sì, ripeti un attimo, non ci ho capito. 10 giugno 1981, vedi, mi ricordavo bene. No, c'è fatto Edo, non ci ho capito. Quando cadde in provincia di Verbicino, in provincia di Roma, quando cadde lo piccino in tuo pozzo che arrivò fino a, non mi ricordo, fino a 60-70 metri di profondità. Ah, ok. Che tentavano le vigili del fuoco, lo salvavano, invece poi morì lo piccino praticamente. E dopo ci fece danno. Dice che stava neanche fa la posta e faceva parte della finanza, no? E partiva pure Guido, eventualmente pisce dalla mano a questo soccorritore qua. Tanno per tanno arrivò a sto Verbicino qua, e tu ti ricordi, o almeno non so se vi ricordate bene, quando fu il fatto che poi buttarono giù quello cristiano che si chiamava Angelo, che lo attaccava con quel picchio piccino, che c'era un cristiano, si truscata, non mi sbaglio, era lo pozzo era manco 40 centimetri di diametro, c'era una cosa impressionante, vabbè. Questo con lo attaccare per piede, con lo manare a basso, con il pozzo calo piccino, che lo tira fuori. Questo angelo qua. Mi ricordo che era quello praticamente, che meno male che so chiamava Michele. Era quello, l'amico di Michele era. Nessuno sapeva questo. Il senato si mette che tanto postava che come arrivò da vicino, non so se ricordate che stava il presidente Pertini, no? Come lo vede, ma perché fece il presidente Pertini? Beh, come siamo? E si imbrazzò con il presidente Pertini che si salutare, che si conosceva, no? E disse: c'era un fatto qua, dava la mano. Se no, che non c'è nessuno, si disse Pertini che potevo un abbascio. Stai un amico mio, e lo ci piglio io di casa a sto angelo qua che attaccare. Dice che a casa, no, ci chiamò, dice, chissà perché lui non ne sapeva niente. Ma bambi, che ci è successo? Dice, Angelo, vieni, che tu sei bello, minuto, che ci puoi fare un favore, che ha salvato lo piccino, che ha caduto dentro lo puzzo. Non ne sapeva niente, chissà perché, da vicino gli aveva. Tutta l'Italia sapeva, e invece lui non ne sapeva niente, praticamente. Cioè, lui chiamò, e lo attaccate i vigili del fuoco con lo meno basso, no, che posso salvare il piccino qua. Che quello poco, ma arrivò basso, cioè lo piccino portava tutti chino di fango, cose, capito? Tentò due o tre volte quello secca, però lo sprusciava sempre le mani, che poi era quanta, non so, 5-6 anni, non so quanti anni teneva lo piccino. Sì, era piccolo. Era piccino, no? E difatti, poi lo tirava fuori, perché poi non più che morto pure cristiano, perché a quella cosa da senza aria, cosa, se scherza, a quella profondità, un cristiano attaccato, cioè a capo basso stava praticamente. Sì. Capò la genialata sola quale fu, capò, disse si guagnò, avete visto la televisione che qui scopo come lo fuori, stavano i vigili del fuoco che le menavano sopra, non so, con la coperta, cosa, perché quello un po', non più freddo, che si era bagnato, cioè, capò, disse a me, dice, che tu avete visto la televisione, dice, quello che non ci menò là, avanti a quello, che quello io era. Del fuoco che stavano da che la balla, io non, non c'era fatto caso, ma era io. Non c'era fatto caso praticamente. Stava con topo il fatto che si parlò con il presidente, poi disse a me, dice che stava quella puttana della mamma, si stai mangiando lo gelato. Guarda che fece vita in Lavana, che stai mangiando lo gelato, so che la cristiana, che è una cosa che vuole dire che non si poteva niente, lo figlio che era caduto bacio, no? Le chiamò quella puttana, si stai mangiando lo gelato, disse a me, sì. Sì, sprezzante proprio. Cosa impressionante, vabbè. Una nota di colore sì, agghiacciante. Sì. Lo, ma... fatto,
un fatto reale che era successo, mi tiro che io stavo io pure dal sì, ma non era così. Poi ma a proposito, visto che è tornato, cioè a Quirianni, da l'anno dopo che è successo lo bordello con la vittoria delle mondiali, può essere che non ci ti contò qualche aneddoto magari con Paolo Rossi Bonanima o con qualche campione del mondo? Roba di sport no, studi carini così no, ma non no. L'Italia che io mi ricordo no, giusto, non, niente di particolare comunque. Sì, no, una curiosità. Non ce l'hai mai contato. Vabbè, ma a parte Pertini, qualche altro presidente che ha conosciuto Don Michele? No, io ti posso dire un altro fatto. Siccome io sto facendo parte della finanza, no? Dici, una volta io a Roma e lascio trovare il generale che stava al Ministero della Finanza, l'amico suo. Dice, arriva dalla mattina, mo si entra, Giuseppe. Arriva da ministro della finanza e più scelte, indovina, ci stava un colonnello, non un militare semplice oppure un finanziere semplice, no, un colonnello faceva uscire, allora per capo capirai, era un ministro della finanza, mica ste palle della massima autorità, no? Giustamente dice che sto generale qua stava sopra, no? Però non se ne è accorto che lo stesso li menteva, dice che arrivò qua, no? Fece il colonnello, dice alt, fece, no? Dice, dammi documenti, dove vuoi andare? Dice, per favore, le ordinanze che riesce a trovare la generale, amico mio. Come ti permetti che fa il colonnello? Prima cosa, fammi vedere i documenti, devo vedere chi sei. Per favore, disse ma che le ordinanze, gli fa bene lo posto. Frate, le furie. Ti faccio arrestare! Ma chi credi di essere? Tanto caspita inveiva contro Mamichele perché se l'ha permesso, tu dici mettiamo di faccio bene lo posto, no? Però dice, quello figlio di puttana disse a me del generale, strettamente tutte cose so, e tutta una volta se che si faccio dalla finestra e disse colonne, alle ordinanze che a quello vale quanto a tutti e due messi assieme, disse. Praticamente il generale il colonnello io voleva chiussare tutti e due messi assieme, ci capo, dice beh, quando ci sono la cosa del generale dopo mi accorse che era diventato famoso io al ministro della finanza che affianca alla fotografia di Pertini stava quella mia. Sai quando in teleufficio quando si mettono le fotografie del presidente della repubblica, no? Dice che affianca a quella di Pertini stava la fotografia sola o ministero della finanza. Forte pure questa come minimo. Vai, c'è altro, vabbè. Roberto, parliamo di musica che prima avevamo accennato. Vai. Secondo te, ma, a parte che hai detto prima che si è conosciuto con Nino D'Angelo e tanto di cantante napoletane, sì. Secondo te, no? E si è mai saputo che un gruppo britannico nei primi anni 80 avevano suonato alla festa alla Rocca? No, non ci dico il nome del gruppo, dirai no, è impossibile. No, avevano suonato alla Rocca questo gruppo qua. Spara. I Beatles. I Duran Duran. No, la Duran Duran. Le Duran Duran era su una, non so, cioè, mi sa che la festa che fanno l'estate di Sant'Elia, se non mi sbaglio, quando, perché di fatto fecero la Cassa Armonica. Loro erano suonati la Cassa Armonica, come quando fanno le feste di paese, no? Mica fecero il palco, no, erano suonati la Cassa Armonica. Certamente. Però c'era un problema. Vabbè, stavano un problema però. Che questi qua, l'attrezzatura che portavano, la corrente normale, non c'era sufficiente come potevano fare, come funzionavano gli amplificatori, tutte cose, quelle cose che portavano. Dice, beh, manco la 380 la faceva. E dovetti, capò, Iddo che se ne intendeva pure di elettricità, roba del genere, no? Chiamare a Iddo. Ovviamente dovina c'è tipo di corrente attaccò, non so se esiste la 5 e 20 la 5 e 20 disse a me, io m'hanno fatto, perché poi mi conoscevano giustamente, mi chiamara, e io poi come riuscivo con tacco la corrente per l'attrezzatura, no? Che portava la pinzetta analgebrica, si chiamava, mi ricordo, sto particolare qua, una pinzetta analgebrica
dice che riuscì a tacca la corrente, poi lo suonare le durando una capo, sai, ma le buone alla fine, poi lo ringraziò, grazie, ma Michele che l'ha fatto suonare. E lo conoscevano pure in Inghilterra, giustamente. Ma la cosa più impressionante, che dopo che la spicciata di fare il concerto, si è avuto un uviento di sepe, un uviento, un ventaccio, a quant'è che la... la cassa armonica la tenete presente quando facevano le feste qua di patronale San Giuseppe, no? Mettevano la cassa armonica dentro la piazza. Dice che se ne volò tutto lo sopra della cassa armonica, sarebbe lo cappiedo, no? Usendo lo trovare in la pineta. Dice, come se ne volò con lo vento forte, lo trovare in la pineta, che riuscì a recuperare, lo mettono sopra la cassa armonica. Comunque fu tutto contento, le fece la pure una targhetta, dice grazie, ma me che ne ha fatto suonare, proprio le durando un anno. Quindi si è conosciuto pure con Simon Le Bon. Lui non ci sapeva, il suo fatto qua, no? No, per niente, per niente. Allora, i durando un anno hanno suonato alla rock. Qua ne sto... io mi ricordavo il botto, però non ci mi ricordava della 5:20 e la pinzetta analgebrica, quella me l'era scordato, quella chicca della pinzetta analgebrica. Esiste, a quanto pare esiste un alimentatore H520, ma non credo sia quello proprio del Bameghele. No, non esiste la tensione 520. No. Manco la 380 diceva buona, disse a me, la 5:20 dovete attaccare. Capito? Lasciava la linea che potevano attaccare sta 5:20, che manco la pinzetta analgebrica. La quadrifase si è inventato. Non la trifase a 380, a quadrifase 5:20 con la pinzetta analgebrica. È una cosa impressionante. L'altra cosa che vedo corrente, no, questo non c'entra niente. Allora, l'unica cosa che posso dire riguardo analgebrico. Sentitevelo, c'è scritto non glossario. Qualche connessione. No, non credo, però sentiamo insieme. Glossario analgebrico è l'aggettivo usato da H. Bloody Vinne per indicare una classe di comportamento di modelli di pensiero adottati dagli studenti. Adottate dagli studenti che apprendono algebra. I comportamenti analgebrici sono collegati a difficoltà di conversione fra il linguaggio verbale e il simbolismo algebrico. Fra le cause di queste difficoltà sono indicate le diversità di organizzazione fra i testi verbali e quelli simbolici, la carenza di simboli di predicato in questi ultimi e l'attribuzione impropria di funzioni deittiche alle variabili. Quindi la pinzetta analgebrica, comunque capito tutto cosa. Non lo so, ce l'ha pigliato da, comunque si chiamava pinzetta analgebrica e riuscì a attaccare questa tensione qua con faccio il concerto durante alla rocca. Rocca, a rocca forzata, sì. Negli anni 80, non so se l'avete mai sentito, però no, io ho mandato un messaggio a un amico di rocca forzata, ho chiesto, ma hanno suonato i Durand Duran negli anni 80 a rocca, ma vediamo se non risponde. sicuramente ma scherzi. Vai bene. Io ti ho fatti in particolare sempre di questione di conoscere che stanno importanti, tipo ma prima stiamo parlando pure con Dario di attrici, cioè, però che conosceva, ha avuto pure rapporti, cose del genere, però non erano mai fatti praticamente che mi contava proprio spulciati così, giusto per far vedere che no, che io meglio conosciuto con Raffaella Carrà, conosco quella Dapolo, cioè, però non ci te contavo, però le fatte proprio belle. Concrete, sì. E tanto le fatte pure di volte che un'altra volta, faccio a me, stiamo sopra la piazza, stanno negli anni 80. Mi ricordo che nel Taranto sciucò uno che si chiamava l'attaccante, mi ricordo che pigliò Taranto, capo Taranto, so che stava in Serie C, in Serie C stava. L'attaccante era, aspetta, come cazzo si chiamava? Righi, mi ricordo, manco fa la posta, come la scuola di Dardo, Righi. Non mi ricordo, non so, ce lo può trovare pure, vabbè, non so, ho passato tanti anni, non so, lo può trovare sopra internet. L'attaccante di Taranto. L'attaccante di Taranto, questo qua. T'hanno, Robè, nei primi anni 80,
dopo Casalino, per dire le elezioni l'80, Catrasio sgobba a Fagiano, no? Dopo un poco poi se la cava, se cosce male, capo, c'io sotto sequestro, poi se la pigliara, certo, una cordata di Fagiano che se la pigliara per un picchio di tempo, poi mentre stavano così a tira e molla, comunque fagiavano ancora sopra la cava. No, lui stavamo sopra la piazza e stavano un forestiere che stava all'angolo da una statuetta, che stavano là di pigno, no? Difatti quegli alberi là molte volte sono stati potati, perché quando lui scendeva con l'elicottero della finanza gli davano fastidio e le faceva rasare con le cime delle pigne, che cioè, davano fastidio quando scendeva con la scaletta più di qualche volta e le faceva spogliare le pigne. Comunque stavamo da noi, disse, no, ci vedete quello da, ne stavamo chiudendo qualche uno, mi ricordo quella volta, non mi fa ricordare, cioè non mi ricordo bene chi era, comunque eravamo 3-4, stavamo sopra la panchina. Sì, ma che c'è quello da, adesso stavano fascisti, caspo, conoscevano, avete visto quello da, dice, quello righe dello Taranto, ah veramente, ma che lo conosci? Sì, ma c'è Stefania a Fagiano, no? No, dice che all'assato, dice che Stefania sopra la cava, dice che Fagiava sopra la cava di Savino, no? Dice che mo ha spicciato, ma perché? No, che quello tiene difficoltà, dice che non ce le bastano le soldi che le dello Taranto, e Stefania sopra la cava. Ha spicciato lo turno e si aspettava che poi che la pigliava, danno pull, ma passava in Taffaggiano, ci vedo con Dale prima che fanno sì. la fermata sopra la circolazione, tutto lo pull, ma che da c'è tanto, disse, e Stefania la sobra pure con lo pull, ma c'era, no, sì, con la macchina sto righe dello Taranto, mi ricordo, sì. Se metti uno così in un frastiere che non ci conosciamo, no, e di sto righe dello Taranto, scusa, ti riguardo lo nome di sto righe? No, non mi ricordo, Roberto, un nome, comunque mi ricordo che era Righi lo cognome, giocava in Taranto. Ok, sì, sì. Sarà stato i primi anni 80, non mi faccio la bugia, 82, 83, 84, non mi ricordo bene, con l'inflazione all'epoca, sì, sì, di fatto, dice, non ci riusciva e ci fatiamo pure sopra la cava, chiaramente è brutto, vabbè, ciò non è rimasto, beh, questo sono fatte, no, di altro in particolare, vabbè, non è che mi ricordo granché, comunque, cioè fatti minori così, che studicarie che succedevano così, le fatte principali, quelle più eclatanti, queste qua sono di, no, di altro, ne mancano due pezzi prima dei camion. Ah, aspetta, cioè, capo, certe volte non è che uno mettiamo si può ricordare altre cose, no, capo, certo. Se parliamo prima, praticamente lo giorno face no, guagno, gli ho piantato le pomodore a campagna. E quando è crai, la coglie, disse a me, no? C'è un avvene, non so ce le canusce a Fagiano, le fratelli Pozzesse, stavo Peppo e Vincenzo Pozzesse, che avevano le gambe morti, no? Cioè, gli ho chiamato le due camion, c'è la manchè, allora mi ha scritto, e quanto è piantato, non so, non parlo di tumbe, non parlo di ettari di terra, no, c'è un parlo di tumbe, c'è una pianta, una pianta, una pianta di pomodoro, ma c'è no, c'è una pianta, era di fatto quando mi sono dato con Peppo Pozzesso e con Vicenzo, qui non ho rimasto male, Cristiane, l'ho smentuto, ma mi chiede, ma c'è questo etico, non hai fatto perdere tempo, come una pianta di pomodoro ne chiama come tanta scatola di mutafà con le camie, aspettate adesso, ma Michele, allora secca a cogliere le pomodore, date mie, come trovo le pomodore assieme subito l'altro. Tu cambi le mocchi, dovete la chiamare pure uno, tu cambi con l'enchino. Come ti lavo le mocchi? Manco bingevano con tu camere. Tu cambi le mocchi, anche era pure un altro camion. No, tu cambi vicino. Che poi quando si vede così, avevi ragione. Che c'è di che dite che avevi più per festa? Capirai. Come un'altra volta pure lo chiamò pure, non so, c'era Peppo o Vincenzo Possetti, c'è trovato un martellone, ci venite a campagna, ci chiamano a fare un lavoro, e se si pensava, cioè, ma spaccava qualche pedo o qualche puzzo che stai facendo, stava la roccia, capito? Un martellone per rompere la roccia serve. Io che arrivavo alla campagna e stava... E dice, beh, c'è ma fame, perché dove che mi rompe qua? No, ma vita a levare questa pianta di cicore. Se le piante le cicore che sono a campagna? Sì. Ma mi chiede, ma
ma che cazzo dici con me? Ma l'hai fatto perdere il tempo. C'era ci vede la pianta, indovina quanto era grosso. 25 metri di raggio. Diametro 50 metri era. Sangue della matosca. Oppure levare sta pianta di cicorna, con un martellone che spacca una roccia, quando fanno le sgave, con un taglio alla radice. 25 metri di raggio. La pianta di cicorna. Ah, a proposito, a campagna poi, teneva una casetta, dicevo, con la stagione, quando che fa. Ci prendo, vieni la casetta, di cosa l'ho fatto a campagna. Secondo te dice cosa di solito quando si fanno con le piezze, una cosa, tu metti una copertura, una cosa, no? No, invece era un frutto naturale, era questo qua, di una pianta. Una zucca. È quella che chiamano in America pumpkin. Quella che fanno Halloween. Ha fatto una casa con una zucca. Era talmente grossa che è una casetta fece intra. Vale. La moglie non gli hanno la polpa, la cosa, la levò e l'ha fatta una casetta. E io dice, stavo la stagione che lo frisco. Una casa era praticamente, era grosso quanto una casa. No, ma credo che tutte le bombe, tutto quello che ha snocciolato Pinuccio, più la chicca mia, so qui. Cose da poi ho dei fatti minori che poi studi carica poi certo non ce le, però le fatti che sono rimasti più impresse, questo qua che abbiamo contato, sono, vabbè, ho dei fatti studi carica piccine a potuto pure contare, ma poi ci sono le ricorda ogni cosa che ha capitato, ti assevano studi carica, però hanno fatti minori, capito? Roba di poco conto, qui c'erano proprio le bombe più potenti. anzi complimenti per noi, per la memoria, che mo stai parlando di 25-30 anni fa, guardi ancora come ce l'ha detto ieri, sai? Detto, questi qua sono fatti nei primi anni 80, non ti dico, sono 40 anni. Incredibile. 82, il mondiale in Spagna, tanto mi ricordo che tenevo Lubar, le prime anni che pigliò Lubar Basso, Michele di Siappina, sopra lo costo, la birra, che bevevano, e contavo tutti questi studi che qua, tanta caspita di fatto, no? Cose brutte. Ma vabbè, mo ti puoi rilassare un po' con lo cervieto, tanto comunque l'abbiamo messo online, quindi rimarranno sulla rete, diciamo, per sempre. La cosa meglio è questo qua, almeno ci è interessato. Io poi, amici miei, cosa ci dico, pure certo da Vagnone che conosco, quando là, ci vedi, perché sono Vagnone, tipo a San Giorgio, no, do fatico io, vabbè, sono Vagnone, il nipote lo patrono delle terre, no? Questo qua è appassionato di tutte le matrix che hai fatto tu. Tutti i doppiaggi, no? Mo cioè gli dice Giuseppe, va dai, va via tutte quelle cose che io, c'è la voce mia, che vanno fucatista a me, no. E poi dice, Giuseppe, fammi sentire quando facciste il Mr. Anderson, tutte quelle cose, c'è la voce mia. Io sto appassionato, sogno. Sì. Ehi, e mo niente, bella, dai. Io ti consiglierei, ma tu l'ho trapuntata delle sentute poi? Sì. Ah, ok. Io ti consiglierei poi, pigliati un foglio, quando è che ti zumpa in capo qualche altra storia, te la segni. No, vabbè, di quello che mi ricordo, queste qua sono le altre cose, sono cose minori che capace pure che mi hanno scordato. Vabbè, hanno passato quasi 40 anni. No? Certo. Ma c'è la sezione XXX, però sta uno che... Ah! E chiudiamo con la XXX, dai. Che mi ha ricordato, dice, una volta... Dica stavano, manco fa la porta. Ma, nomi non si possono fare. No, vabbè, no, è peccato, perché sennò poi ho messo con qualche parente. Stavano 3-4 vagnette che venivano, che non ci stavano qua d'estate, venivano, che stavano sopra in Alta Italia. Non dico quanto dovete, sennò poi capire qualcuno con risale queste qua. Queste vagnette qua, quando venivano qua basso qua, sì, d'estate, vagnette di 14, 15, 16 anni, no? Venivano sempre con quei vestiti, si usavano quei short curte, sai quando hanno di picchi, tutto fuori pareva alle femmine, quando è? Sì. Quei pantaloncini di jeans, ogni volta che li vedeva, dice, mi facevano venire lo sangue un capo, dice, non giuro, non ci ho fatto più, dice, lascia sfogare per forza. E da credere che mi era diventata una palla, a quanto era gonfiato e se l'hai chino di materiale,
era diventato più grosso di un pallone di pallacanestro. Ti dico, qua siamo proprio roba da NBA. Qua. Ci pensi, ci ho reso da bacchino con sfogo no piccoli, anche io da buccio di plastica. di materiale seminale, no? Perché sfogo giustamente che stiamo dietro quando l'hanno fatto un grefà, capito? Che le vedeva che c'erano camminando con queste gambe di fuori, con il culo di fuori. Sono cose che poi le riguardi così, cioè, però comunque dai, ci capita qualche fatto più che, però difficile, vabbè, perché più o meno le ricordo quelle che, non lo so, è molto difficile che posso ricordare altri fatti che ne vale la pena parlarne, capito? Va bene, no, tanto pure ci sente, naturalmente ci sta qualche uno che magari è qualche uno che, anche perché Giuseppe, qua oggi pure si fermavano, però a me personalmente pure Peppo di Novara mi ricordo che era il Giuvagnone pure certe volte, o Pasquale Giugno o altri, per dire, stavano Vagnone che pure contavo dei fatti, però di quelli fatti più principali quelli d'Aso, che però con me Saccica era uno dei pochi, cioè è stato uno dei pochi che, siccome non ci ho dato mai adito a Iddo di dubitare di me, quindi a me proprio si liberava in una maniera proprio incredibile, che una cosa, o era convinto che mi piglia per festa, non lo so, c'è cioè cosa le passava la capo, e quindi con me proprio si dava proprio al 100%. Certo, Edega, ci riuscimo pure a travolgere a Peppe di Novara, mi ho fatto veramente tre Peppe. No, ci capita, cioè, gli addici, almeno con Vervetico, con si documenta, almeno con le versenti le storie, no? Basta con ci visto sopra... Ci ste qualche uno che possa avere qualche altro fatto aggiuntivo, ed Peppo. Sì, sì, qualche cosa, sì, sì. O Pasquale Giugni, giustamente, sì. Sì, sì, sì. O magari Tenazzo con una te che ti riguarda qualche altra cosa. No, capace pure, ci risentivo eventualmente, sì, e poi eventualmente ti faccio sapere qualche altra cosa, dai. Va. Io questa puntata la pubblico, penso, domani. Sì, dai, tranquillo. Verso le 2 ci vi piace. Va bene. Ok. Mi raccomando a voi, allora, dai. Anche a te, ciao. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Ciao. Carnizza. Ciao. Oh, stai registrando ancora, vabbè. Sì, ancora, ma non la sigla studio. Che poi parliamo un picco Giuseppe. Oh, staccato Giuseppe. Ah, staccato? Ah, vabbè. Sono asciuto. Vabbè, carne, beh, dovunque tu sia. Dai, tranquillo. E niente, Vagnu, dai. Ci risentiamo, raccomando a voi. Va bene, ci aggiorniamo. Ciao. Ciao. Ciao.